Buonasera amici e benvenuti al Salottino Blues, sono Paolino. Stasera abbiamo con noi una grandissima jazzista, Micaela Martini, ciao. Ciao, grazie mille per l'invito. Guarda, è un po' che ti seguo, è un po' veramente, è un po' tanto che ti seguo. Mi piace molto il tuo stile, a parte la mano, hai una mano sulla tastiera pazzesca. I tuoi studi da dove iniziano? Allora, iniziano tanto tempo fa, da piccolina, e diciamo che è partito tutto un po' per caso, no? C'era in casa una chitarra classica che aveva lasciato per caso un amico di mio papà e così, attirata da questo strumento, ho iniziato a esplorare proprio da sola. I primi momenti sono stati un po' così esplorativi. E poi mi sono iscritta alla scuola civica qui dove abito, a Cassano d'Adda, e ho fatto i primi anni musica classica, i classici studi preparatori, Giuliani, Carulli, tutto quello che... Ma subito ho capito che non era proprio la mia strada, ecco. Ho fatto diverse esperienze anche nel rock. Ah. Sì, ho fatto qualche concerto come cantante più o meno nel periodo dell'adolescenza, ma poi intorno ai 20 anni ho capito che la mia strada era un'altra. Ho iniziato ad appassionarmi di jazz, ad ascoltare dischi, a interessarmi molto anche delle biografie di jazzisti, e mi colpivano particolarmente. E così ho iniziato, diciamo, il mio percorso proprio di studio nel jazz, inizialmente da autodidatta, poi ho seguito dei chitarristi, diciamo, famosi a livello nazionale, come Dario Faiella, Bebo Ferra, e poi sono approdata in conservatorio e ho preso il mio triennio jazz. Nel frattempo ho fatto qualche disco, live, insomma, poi la strada è un po', non è mai scritta, ecco, quindi si sperimenta, si va da una parte, si va dall'altra, si torna indietro, poi, però è il bello è questo anche. Sì, lo dico sempre anch'io, soprattutto nel mondo della musica non si è mai arrivati, no? C'è sempre da imparare. E lo dico anche così in modo scherzoso con tanti che sto intervistando, io di nome all'anagrafe faccio proprio Paolino, e qualche musicista mi ha chiesto: ma perché Paolino? Non Paolo, ma Paolino. Io scherzosamente, però ci credo profondamente a questa cosa, dico: guarda, perché mi ricorda tutte le volte di rimanere piccolo. Che hai anche una... Non so se è una sorta di collaborazione, mi sembra di aver capito, però con il mio coscritto Alessio Menconi. Ah sì, è stata una... diciamo, allora, stavo finendo il mio disco, no? Un disco a che lei. Uscirà a breve, insomma, spero tra un mesetto o due. E, è un disco dedicato alle piccole formazioni, e quindi ho deciso di interpretare diversi brani con strumentisti diversi, proprio per dare spazio all'idea del dialogo, all'idea proprio della piccola formazione. E ho fatto alcuni standard, alcuni brani originali, e poi ho scritto questo brano che si intitola Leida. E ho chiesto ad Alessio se era interessato, insomma, se gli faceva piacere interpretarlo, e mi ha dato una risposta positiva, quindi contentissima. E pensavo di aver scritto una cosa così, vabbè, finalmente sono riuscita a scrivere qualcosa di carino. Ho sentito il risultato, ho detto: no, però super. Cioè, non pensavo potesse uscire questa cosa qui, e quindi sono felicissima, insomma. Certo. Portare a termine questo disco con lui, speriamo appunto tra poco di poterlo presentare. Ho già scelto anche il titolo, e ve lo spoilero se vuoi. Vai. Just Two for Tea. Ottimo, bellissima sta cosa, bello qui al Salottino sentire questa novità. Beh, Alessio è un professionista pazzesco. Sì, sì, è
insomma, bravissimo. Fa parecchie tournée, eccetera. So che in questo periodo dovrebbe essere in Giappone, se non ricordo. Esatto, sì, sì, è in Giappone. Sì, sì. È formidabile. Sì, formidabile. Sì, assolutamente. Veramente molto, molto. Dalla tecnica, il time, cioè non c'è una cosa che è perfetto, guarda. Sì, no, beh, lui è, mamma mia. E poi, cioè, secondo me, mi piace molto come musicista proprio perché ha molto gusto, sì. Cioè ha proprio molto gusto anche nel fraseggio. Sì, poi tutto tondo, perché io, vabbè, lo sento nel jazz, perché c'è stato un periodo qualche anno fa che mi ero un avvicinato in punta di piedi al jazz, poi mi sono allontanato perché per me è abbastanza difficile, io sono un bluesman e quindi a tutto tondo un bluesman che fa jazz diventa complicato, perché noi improvvisiamo tutto, il jazz è molto 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 quadrato, no? È molta tecnica, molto studio, io sono già un pigro schifoso, quindi figurati. Senti, una domanda che faccio a tanti e tutti mi rispondono, è un po' una domanda un po' particolare. Cosa ne pensi dei talent? No, no. Questa è la domanda. Vado retro, Satana. No, allora, io ho una, probabilmente sono un po' estrema, lo dico, però cioè, ti spiego, io nasco come artista di strada, ok? Poi dopo sono entrata a fare, diciamo, concerti nei locali, anche in teatro, ma dopo io nasco come artista di strada, quindi cioè, puoi capire che il mio approccio alla musica è un approccio, se vuoi, molto di cuore, molto di sperimentazione, di cercare di tirare fuori qualcosa, che sia una musica che abbia un contenuto, una critica, un linguaggio, qualcosa. E per me il talent, sebbene io riconosca che ci siano persone molto preparate che si presentano, secondo me è un po' un voler amalgamare gli artisti. Questa è una cosa bruttissima, perché l'artista dovrebbe essere colui che scuote le menti, scuote la società, che fa qualcosa, perché sennò non, cosa siamo qua a fare? L'artista deve fare l'artista. Esatto, l'artista deve fare l'artista, e poi può decidere di essere, nel senso, più, non so, più old style, più innovativo, cioè ognuno ha il suo, però proprio il talent, secondo me, è la scatola proprio del talent, è proprio un voler appiattire quello che rappresenta l'artista. E quindi, sebbene appunto ci siano persone molto preparate anche che escano da questi talent, non sono molto, molto a favore di questa cosa, perché penso che gli artisti dovrebbero essere liberi di esprimersi, di creare, di innovare e anche di proporre situazioni. Perché mi ricordo, cioè, forse perché io sono anche molto appassionata di avanguardie, mi ricordo quando, mentre facevo l'università, io ho studiato molto le avanguardie teatrali e ho visto negli anni 70-80 delle sperimentazioni bellissime anche a livello di luoghi dove accadevano proprio questi spettacoli, che potevano essere case, cantine, quindi cioè, riuscire a inventarsi qualcosa non è semplice, sei già una scatola preconfezionata. Per cui, ecco, io sono un po' estremo nella mia, però allora, io praticamente lo chiedo a quasi tutti ormai, anzi mi sa che a furia di chiederlo, a furia di andare in onda con il mio salottino, prima o poi qualcuno mi telefona e mi dice se non la smetti ti chiudo il canale. Perché a parte che sto notando che i talent sono molto in down, stanno molto calando, li seguono sempre meno persone. E quindi forse io sono sulla barca giusta, ma quello che poi, vabbè, mi fa un po' rabbrividire sono soprattutto i giudici dei talent, che sono disastrosi, no? Sono delle cose che non dovrebbero neanche stare su quelle poltrone, perché
secondo me, poi magari sbaglio, non sono così artisti, musicisti che possono giudicare dei ragazzi che vanno lì. Io so, insomma, qualcuno lo conosco come giudice, non di persona, però di fama, insomma, ma anche no, cioè ci sono dei ragazzi che meriterebbero più spazio su quel palco, e questi, perché magari non gli piace il genere che canta, lo bocciano. Ma devi giudicare l'artista, non quello che canta. Cioè. Esatto, quello che penso anch'io, anche diciamo quando insegno, che un artista, un allievo, una persona che si approccia all'arte comunque, deve essere, diciamo, visto a tutto tondo. Ossia, magari uno ha un talento particolare nella scrittura, un altro ha un talento particolare nella tecnica, un altro ha un talento particolare nell'interpretazione. Ognuno ha una via preferenziale e quindi non possiamo essere giudicati tutti allo stesso modo. Chiaro. Quindi è anche un po' un appiattimento il fatto di voler giudicare tutti secondo certe regole, che poi alla fine non possiamo giocare tutti allo stesso modo. No, assolutamente no. E a proposito di insegnamenti, e tu appunto so che appunto insegni ai diversi alunni, io ero veramente molto curioso, ma tanto tanto curioso, di sapere che fine ha fatto la ragazza con le unghie lunghe. Niente, l'abbiamo convinta, l'ho convinta a tagliarsele e tornerà a lezione. Avevo visto un tuo post, ho fatto una giornata a ridere. Cioè... No, tu pensa a me che è arrivata qua e ho detto, ma oddio, da dove partiamo? Facciamo... Allora gli ho fatto vedere le mie mani, ho cercato di spiegargli, guarda che... No, vabbè, mi sono messo a ridere perché poi mi hai fatto fare un tuffo nel passato, veramente molto indietro. Quando io avevo circa 12-13 anni, quindi parlo di 40 anni fa, ero un allievo di un bravissimo chitarrista, per lo più un jazzista incredibile, e oltre a insegnare chitarra, insegnava anche pianoforte. Era molto bravo anche sul pianoforte. Io avevo praticamente finito la lezione e stavo ritirando le partiture. All'epoca, adesso non so più o meno come insegnate, ho visto un po' qualche mio collega, prima si faceva parecchio tempo sul solfeggio. Oggi vedo qualche collega che bypassa quel sulla chitarra, lo bypassano perché i ragazzi non hanno più pazienza, no? Vogliono tutto subito veloce. Quindi i tre accordi innanzitutto per suonare sul falò e poi dopo che. Però i miei tempi era solfeggio. Vabbè, io ritiravo i libri, è arrivata sta ragazza che doveva imparare a suonare il pianoforte e aveva le unghie lunghe, quindi quando, non lunghissime, però c'aveva un po' lunghe. Quando ha messo i manine sui tasti, tic tic tic, le unghie picchettate. Io mi ricordo come oggi la faccia del mio maestro che la guardò, vai via. Così proprio. Beh, sai, ti parlo dei primi anni 80. No, quindi, ma adesso secondo me noi siamo molto, cioè almeno siamo molto tolleranti, molto persuasivi, molto pedagogici. Però effettivamente anch'io le mie prime lezioni di chitarra mi ricordo comunque certe belle bastonate, perché comunque io, come tutti i ragazzi e le ragazze insomma della mia età, volevo fare cose moderne, e vabbè, il mio insegnante giustamente cercava di darmi delle basi solide, per poi dire ok, quando poi avrai le basi solide volerai un po' dove vuoi, insomma. Solo che effettivamente, sai, una ragazzina di 11 anni è difficile che abbia voglia di mettersi a studiare Carulli, Giuliani, sono un po' noiosi, quindi alla fine, però mi ricordo che comunque l'approccio degli insegnanti era molto diverso, erano molto più duri. sì, infatti io mi, guarda,
mi ricordo un'altra scena che ero un po' stufo di fare solo solfeggio, cioè vedevo la chitarra appoggiata lì, arrivavo a casa e mi dicevano: com'è andata la lezione di chitarra? Anche oggi non l'ho toccata. Cioè, solo teoria. Allora la volta dopo io facevo quasi tutti i giorni, insomma dopo una settimana andai lì, sì, senta maestro, guardi, io voglio suonare, perché se no io mi sto bene, praticamente come primo brano mi butto lì il tico tico. Ok. La riappoggiare, va bene, ok, facciamo ancora un po' di solfeggio. Quindi sai, io pensavo mi desse qualcosa di bello, invece vabbè, ma erano altri tempi, dai, altri tempi. No, io avevo il mio incubo preferito, erano questi 120 arpeggi di Giuliani. 120 arpeggi della stessa, diciamo, dello stesso accordo che cambiava, e anagrammati in maniera diversa, no? Arpeggiati in maniera... Un incubo. Infatti a un certo punto uno dei motivi, secondo me, un po' è anche quello, che secondo me anche la didattica in Italia, ecco, forse questa qui è una cosa che mi sento di dire, nonostante io sia contenta del mio percorso, però probabilmente anche questa didattica andrebbe un po' svecchiata, perché comunque... ci sono tanti brani che possono comunque anche stimolare, secondo me, e varrebbe la pena appunto pungolare magari anche gli studenti con cose sempre efficaci a livello tecnico, musicale, ma che siano magari anche un pochino più sentite. Questa qui della didattica è un discorso che secondo me nella classica, dico, poi nel jazz secondo me è molto diverso in Italia, però ecco, poi sono tanti anni che io sono lontana dalla musica classica, però ecco, il mio approccio è stato un po' quello, un po' risentivo forse dai programmi molto vecchi. Sì, ancora oggi, non è proprio, come dicevi tu, forse sarebbe il caso di svecchiare un attimino, perché so che chi fa didattica in maniera veramente seria, è veramente ancora dura, cioè chi parte proprio dalla chitarra classica è ancora dura, cioè partono proprio ancora da quei punti lì. Poi ci sono chiaramente tanti youtuber, e oggi sono nati tantissimi youtuber bravi, per l'amor del cielo, che fanno didattica, molto molto bravi. Uno che io ho seguito per un po' di tempo era Claudio Cicolin, molto bravo, però chiaramente non c'entra più nulla dal discorso, no, di sedersi con la chitarra classica, il poggiapiede, la chitarra, l'impostazione, no, il manico alto, sei piani. Io ho iniziato così. Cioè, sì, quello è l'inizio di tutti. Esatto, poi chiaramente dopo ognuno va come vuole, no, come gli pare, però fortunatamente, diciamo, sono nati questi maestri che fanno tanta didattica su YouTube, e alcuni, dai, qualche chitarrista a volte nasce grazie a loro, che trovano la strada magari un po' più semplice, i ragazzi che vogliono fare magari quel rock and roll o rock un po' leggero, era dalla classica, non ne hanno voglia, giustamente, ma giustamente. Senti, la tua chitarra, io lo so, perché ti seguo da un po', ma la tua chitarra preferita? Ma sai che non ho una chitarra preferita, ce ne sono diverse, sì, non sono neanche una così, diciamo, fissata con le hardtop, non ho una chitarra preferita, devo dirti la verità, è una cosa antichitarristica, perché certo i chitarristi hanno tutti un, invece no, io non ho, sì, mi piacciono molto le Gibson, io ho una Gibson 336, mi trovo benissimo con anche il settaggio che ho fatto, e diciamo che anche la Gibson 335 mi piace molto. L'avevo provata, poi ho deviato sulla 336 anche perché è più piccolina, più agevole per me, avevo anche diversi gruppi con cui, diciamo, facevamo live, mi capitava spesso di suonare in piedi, mi sentivo anche più a mio agio, io sono piccolina, quindi
mi sentivo comoda, mi sono presa questa Gibson 336, ho fatto un settaggio particolare, grazie anche al mio liutaio, che è qua in paese vicino a me, si chiama Paolo Minuti, molto bravo, lo consiglierei a chi abita in zona. E, però ecco, non ho una chitarra... Mm. Tu hai preferito. Uno strumento, una chitarra preferita? Io no. Cioè non, io vabbè, io ho la Les Paul che ce l'ho da quando sono ragazzo e quindi la adoro. Uh-huh. Però negli ultimi anni, ultimi 3-4 anni, l'ho un po' abbandonata e mi sono avvicinato molto di più alla Stratocaster. Ah beh, la Strato è una chitarra che mi piace tantissimo, io sono poi una appassionata di Jimi Hendrix, mi piace molto. Ecco. Quindi, sì, nonostante non sia jazz, ma vuol dire, non è che dobbiamo seguire soltanto. Io sono un maniaco compulsivo di Eric Clapton, quindi mi sono proprio avvicinato, agli inizi era proprio il contrario, cioè io ero... un lesponiano di quelli coi paraocchi, no? Per me esisteva solo la Les Paul e non c'erano altre chitarre. Provai la Stratocaster quando avevo 16-17 anni, però vabbè, a quell'età, l'età della stupidera, no, non ci sono altre chitarre di fuori della Les Paul, e la buttai lì, la vendetti addirittura, no? non la tenni neanche. Poi invece gli ultimi appunto 4 anni iniziai a riutilizzare la Stratocaster sentendo dei suoni molto ben definiti, diversi poi nel blues. Certo. E poverina, lei adesso è lì appesa tranquilla, la suono pochissime volte, la Les Paul, un po' per il peso, forse la vecchiaia, il peso della chitarra la sento molto di più. La Les Paul pesa veramente tanto, anche se io sono seduto, io preferisco suonare seduto, però comunque si sente il peso della chitarra, ma la Strato la vedo molto più ergonomica, più comoda, più versatile, questo suono particolare. Oggi, adesso come adesso, la mia chitarra è la Stratocaster, sì. Adoro, gran bella chitarra. È una gran bella chitarra, sì. Esatto. Io vabbè, sapevo che la tua chitarra appunto era la 336 perché ti vedo spesso praticamente suonarla, ho detto sicuramente la sua chitarra preferita, cioè preferita tra virgolette chiaramente. Sì, avevo provato appunto anche la 335, mi era piaciuta molto come suono, poi appunto ho virato su questa. Ne ho anch'io una di 335, mi piace, gran bella chitarra, anche lei per fare blues è fantastica. Però è molto impegnativa. Abbiamo parlato degli amplificatori, pedalini, eccetera. Quindi tu preferisci l'analogico o il digitale? Ma non, anche lì non ho una preferenza effettiva. Perché okay. Dipende sempre da cosa sto usando, da che cosa voglio ottenere. Non ho, cioè... In generale io non riesco mai a dire questa cosa qui mi piace, cioè anche vedrai le cose che ho fatto anche di musica, sembra quasi che una cosa si contraddice con l'altra. No, ho fatto un disco di free, poi mi sono messa a fare un disco dedicato a Coltrane, ma che però ha stravolto tutte le idee di Coltrane, ho fatto delle cose molto tradizionali, quindi a seconda di come piazzo, di che cosa mi interessa, e non ho è bello però così, cioè è interessante, cioè è bello perché io appunto qua al salottino vengono quelli che fade retro, digitale, no, io analogico tutta la vita, io più o meno sono uno di quelli, cioè se io dovessi mettere sulla bilancia io vado 70% analogico, 30% digitale. Uh-huh. Cioè, lo utilizzo anch'io perché poi quando devo registrare qualcosa su YouTube eccetera, digitale è molto comodo. Certo, comodo, ovvio. Sì. Entri in scheda, metti digitale in scheda, sennò devi microfonare, devi fare. Certo.
Poi, vabbè, dipende ovviamente dal genere. Ci sono anche, ho fatto un disco con Bruno Marini in cui effettivamente, cioè, abbiamo fatto tutto in diretta al momento, improvvisazione totale, e quindi arrivi, inizi a suonare, sai dove parti, non sai dove arrivi, quindi, cioè, quello richiede per forza una strada preferenziale, però non ho una preferenza effettiva, dipende cosa sto facendo e che cosa voglio ottenere, dipende da cose. Certo. Progetti futuri? Allora, adesso, vabbè, vorremmo cercare di vincere questo contest. Sì. E visto che il nostro brano ha ricevuto un alto numero di voti, noi siamo fiduciosi, vediamo. E poi mi piacerebbe appunto riuscire a terminare adesso a fine mese e registro appunto l'ultima traccia dell'album, quindi vorrei, ecco, entro l'anno pubblicarlo. E poi bene, vorrei iniziare a lavorare su un disco in chitarra sola. Avevo già fatto un brano in chitarra sola in questo disco, ho fatto un arrangiamento su I've Met Miss Jones, però non ero ancora pronta per fare tutto un disco in chitarra sola, perché ero partita appunto con l'idea di sondare la piccola formazione, però nel sondare appunto la piccola formazione, il dialogo con gli altri, ho detto no, ci vuole anche il dialogo con se stessi nella musica, e quindi ho inserito una traccia di uno standard jazz in cui suono da sola, insomma, improvviso, compagno, tutto. E da lì ho detto, però sarebbe proprio bello fare un disco in chitarra sola. Infatti quest'estate, in prospettiva di questa cosa, ho fatto anche dei seminari con un chitarrista americano che si chiama Peter Mazza, molto bravo, fa delle lezioni online di arrangiamento, e effettivamente su alcune cose mi ha aperto la testa, su alcune possibilità, su alcune soluzioni, usa cose molto semplici ma a un livello molto alto, cioè proprio concetti semplici che possono essere sostituzioni di tritono, dominanti secondarie, sostituzioni diatoniche, cose molto semplici, cioè che si studia comunque nell'armonia jazz, ma lo usa proprio a un livello molto alto, e quindi mi ha fatto vedere delle cose che prima non vedevo. Per cui adesso sto lavorando su queste cose e il prossimo progetto spero sia questo, ecco. Bello, bello. Beh, insomma, è una cosa interessantissima, perché poi quello che stai dicendo, a me piace ascoltare a 360 gradi la musica, no? Quindi ci sono periodi che poi mi vengono le scimmie e mi fermo appunto magari sul jazz, no? Ma quello che stai dicendo tu, per quanto ho ascoltato io, c'è pochissimo. Vabbè, ci sono i dischi storici. Cioè, sì, certo. Sì, però effettivamente, oggi come oggi, quello che io sento nel jazz è che si va un po' in un'altra direzione, no? Infatti una delle cose che per esempio io ho sempre cercato nella mia musica è che tutti dicono la ricerca del suono, così, ma in realtà sì, forse all'inizio era anche la ricerca del suono, però non mi bastava questo, allora ho sempre cercato di pensare una musica con dei contenuti che siano qualcosa di legati al linguaggio, che sia legato a quello che è la storia, la tradizione, e che insomma di inserirmi in questo contesto, però con dei contenuti molto forti, e quindi si lavora per... Certo. Bello, mi piace questa idea. Non è per un chitarrista la prova proprio alla chitarra sola è una bella prova, nel senso che comunque è difficile comunque tecnicamente, devi avere un sacco di preparazione, però è bello perché è anche una sfida, si studia, si va avanti, si cresce. È proprio magari il progetto in sé che ti fa crescere, no? Perché esplori magari determinate cose, vai alla ricerca di alcune cose, magari scrivi qualcosa, e quindi magari la tua idea di direzione di progetto poi ti porta a studiare anche.
Sì, c'è dietro sicuro tantissimo studio, poi perfezionamento, perché poi comunque dietro a un lavoro del genere c'è dietro sicuro tantissimo studio, e poi quando li si fanno quei pezzi che vuoi fare tu, chiaramente prima di portarli in finale li si riascolta mille volte e si trova sempre qualcosa da spigolare, no? Qualcosa da limare, perché e quindi c'è dentro lo studio nello studio. Esatto, sì. Pazzesco, un lavoro tremendo. Un lavoro infinito. Okay. È bravo. Cioè, infinito. Dovremmo avere 2 o 3 vite. Nella prima capisci cosa devi fare, nella seconda sviluppi, nella terza magari riesci a fare qualcosa. Cioè, effettivamente sì, è veramente... Cioè, se si pensa anche alla mole di cose che sono state fatte nella storia, che comunque noi siamo tenuti in qualche modo a conoscere, perché se si vuole fare anche un qualcosa di artistico, siamo tenuti a conoscere quello che c'è stato. È infinito. Sì, è vero. E poi, vabbè, ognuno trova la sua dimensione, le cose a cui, insomma, si rispecchia di più. Sì, no, certo. Io sono partita come amante di Coltrane, infatti poi ho dedicato anche un disco con il Now Trio a Coltrane, però diciamo al Coltrane più modale, più free, ecco. Però, ecco, poi dopo sono approdata a Parker. Di solito si fa il contrario, no? Perché Parker crea quel linguaggio appunto bebop, quindi da lì poi si parte. Invece io ho fatto il contrario, prima mi sono appassionata col train e poi ho scoperto il linguaggio di Parker e da lì mi sono innamorata, perché ho capito veramente le radici di tutto il linguaggio del fraseggio jazz. E infatti penso che appunto Parker è una cosa che io dico sempre, è una tappa che non si può saltare. Cioè, quando si studia jazz bisogna prendersi appunto momenti sempre tutti i giorni in cui si studia il fraseggio proprio di Parker, perché da lì è nato tutto. Sì, io come ti dicevo prima, il jazz è veramente per me difficoltoso perché c'è veramente tantissimo studio. Io lo praticamente lo avvicino un po' a paragonare, io ho sempre fatto il cuoco nella mia vita, no? Uh-huh. Bello! Sì. No, sì, ma è molto sacrificante come lavoro. Immagino che sia sacrificante fisicamente, però è uno di quei lavori che io penso sia, che puoi, insomma, essere un po' creativo. Sì, artistico, no? Artistico. E quindi anche nella cucina c'è questa cosa qua, cioè io ho sempre fatto il cuoco, essendo un bluesman, mi trovavo bene a fare il cuoco, perché nella cucina segui degli studi, però poi puoi spaziare, no? Puoi metterci del tuo, eccetera, seguendo le basi originarie, però puoi metterci del tuo. Mentre invece la pasticceria è come il jazz, non puoi... un chilo di zucchero per fare la torta, perché se ne metti meno la torta non diventa dolce, se ne metti di più è troppo dolce, devi stare quello, no? Molto quadrato. Quindi ho sempre avvicinato queste due cose con la musica, dicendo, ma io non sarò mai un jazzista perché non sono un pasticcere, no? Era un po'... perché l'ho sempre visto un mondo molto, molto... Infatti quando io ascolto te oppure Alessio... Cioè, io rimango, ma anche Samuel quando si mette dietro, cioè io rimango così a bocca aperta, io penso, ma quanto sono bravi, cioè, veramente, vedi quelle mani che girano con quel tocco, che poi adesso è un bluesman pazzesco, l'ho sentito suonare con una Telecaster blues. Sì, il progetto quello dedicato, ecco, anche al... spengo tutto, perché è bravissimo, cioè. Però nel jazz è... fa dei fraseggi che, mamma mia ragazzi, e quando ascolto te ogni tanto mi fermo su Facebook, mi fermo, ascolto, dico, vabbè ragazzi, oggi posso anche spegnere. Cioè, anch'io ogni tanto mi metto lì, ascolto adesso e dico, oddio, come faccio? No, ma guarda che anche tu,
Cioè, anche tu siete di una pulizia sulla tastiera che è... Allora, beh, devo dirti che Alessio, per esempio, è molto su questa cosa qua della pulizia, è uno che insiste molto, quando insegna. Io ho studiato con lui nella sua scuola online e ovviamente, vabbè, la lezione non è come la lezione in presenza, però devo dire che ormai si è anche molto migliorati nelle lezioni online, lui è straorganizzato e devo dire che è molto, cioè, su questa cosa qua della pulizia ha molta attenzione. Ma perché è giusto, perché è come se io parlassi e non si capissero le mie parole, no? Chi mi ascolta potrebbe dire, beh, ma non riesco a seguire il discorso. Quindi, è vero. Poi vabbè, ci sta che per esempio ci sono tanti dischi comunque di jazz dove ci sono tante imperfezioni, tante, come dire, io chiamo sporcizie, che rendono vive le tracce, no? Perché poi una volta non è che andavi lì, facevi la correzione, cioè si registrava in maniera diversa. Quindi, però devo dire che mentre a tanti, mi sono confrontata anche con tanti colleghi, queste cose qua infastidiscono, non riesco più a ascoltare quei dischi di una volta, io dico, ma io ti giuro, io ringrazio che ci siano questi dischi, perché quando io sento queste cose, questi errori, dico, ma che bello, guarda quella nota che arriva, che non si sente bene, che non si capisce se è quella nota, che se è un semitono su, se l'ha fatta, ha fatto uno slide, cioè che non è chiaro, io quelle cose lì invece a me piacciono molto, perché sono affezionata a quei dischi, a quel modo di suonare, per cui ecco, a me non è che infastidisce anche un po' di sporcizia, però effettivamente ormai per come si suona adesso, ovviamente è cambiata epoca, insomma, e quindi ecco, questa cosa qua è una cosa su cui bisognerebbe studiare tanto per riuscire a migliorarsi. Beh, anche perché questo, vabbè, è un mio pensiero. L'imperfezione è umana. No, infatti, l'imperfezione è umana, rende vivo quello che stai facendo. Noi siamo dei computer, per fortuna. Esatto, esatto, esatto. E nel bene e nel male, nel senso che appunto nel bene e nel male suono, o posso fare degli errori, ma magari quegli errori io dico, ah, cazzo, una nota che non devo fare, ma poi alla fine il risultato di tutto l'insieme è comunque gradevole, piace, quindi perché? Perché dire additare che... No, cioè, nel senso, si studia e si cerca sempre di migliorarsi, però, cioè, io dico sempre, se io non avessi fatto tutti gli errori che ho fatto, non avrei imparato niente, perché solo grazie magari all'errore, a andare in studio registrandomi, dire, caspita, mi sembrava che a casa uscisse meglio, poi in studio un disastro, allora torno a casa e dico, dov'è che ho sbagliato? Allora ti rimetti e rifai un attimo mente locale su cosa e su dove puoi migliorare, quindi è lì che cresci, no? Tu fai l'errore, ti concentri, dici ok, ho sbagliato, ma perché? E da lì si impara. Non, l'errore è, io sono una assoluta fan dell'errore. Bisogna fare un sacco di errori. E, certo. E la cosa difficile, difficile al giorno d'oggi è accettarli. Perché siamo in un momento storico in cui se fai un errore, ah, hai fatto l'errore, ah! C'è il bullismo sotto, sì, no? Cioè, tu che hai fatto l'errore, che magari ti senti male perché dici, caspita, ho sbagliato l'accordo, ho sbagliato questo, cioè ti arriva pure l'insulto. Invece una volta Miles avrebbe detto, cioè nel senso, sentiva un accordo sbagliato e lui si spostava tranquillo. Senza è vero, beh, ma erano altri tempi. Ecco, uno che lo sento anche forse troppo esagerato è Mancuso. Questo ragazzo bravo. È molto bravo, però, a parer mio manca quel pizzico di anima. Allora, io quando lo vedo, cioè, secondo me è bravissimo, cioè, sì, senza dubbio. È stellare e si merita tutto quello che sta ottenendo, sono molto contenta per lui. Per i miei gusti, per quello che penso io, che insomma mi piace sentire, mi piace studiare e insomma dove voglio arrivare io, mi piace l'idea che ci sia sempre lo swing,
ci sia sempre quell'idea di fraseggio anche un po' cercato, no? Non esatto. Che bisogna cercare tutte le note, perché sennò siamo sul palco a caso e insomma non va bene neanche così. Però che ci sia un po' di, cioè, come dire, sì, sto improvvisando, ok, tabula rasa. Non ho in mente il fraseggio di uno, il fraseggio di... poi io sono una che impara i fraseggi di tutti, Wes, anch'io sono appassionata, mi piacciono, però quello che vorrei ottenere da me stessa in futuro, spero anche studiando tanti fraseggi, è riuscire ad andare su un palco e dire ok, ora adesso non c'è più niente e vorrei creare tutto, ok? Poi magari tutto non si riesce mai, perché comunque la musica si sedimenta e rimani, ok? Soprattutto se tu ripeti tante cose tutti i giorni, cioè ti rimangono delle cose, delle frasi, delle soluzioni. Però ecco, il mio punto di arrivo è arrivare su un palco e dire ok, adesso sono qua, non so niente, cioè so che devo studiare queste, so che devo suonare queste cose, questi standard oppure un brano di... e parto e vado, cioè senza precostruzioni, ecco. È un punto d'arrivo e penso sia difficilissimo, magari non ci arriverò neanche in questa vita, però l'idea è un po', cioè l'idea è, ecco, quando sento questi chitarristi, per esempio ecco, uno dei miei riferimenti grossi è G-Moll, ecco G-Moll, ho sempre quell'idea lì che mi dà sempre quell'idea che ci sia sempre la radice, no? Ok? Quindi il linguaggio, quello c'è, però che ci sia sempre tanta creazione. Tanta creazione al momento, tanto swing, tanta creazione al momento, tanto feeling. E il feeling in questo periodo della musica si sta un po' accantonando. Questo è un dispiacere, perché comunque il feeling è fondamentale per sentire, per... Sì, c'è tanta tecnica, sì, tantissima, sì. Però manca, appunto, come dicevo prima, manca il pathos, diciamo, sì, no? Sì, quel... ma anch'io sono una fan del tecnicismo, mi piace, cerco anch'io di evolvermi, però ecco, anch'io in me stessa critico proprio questa cosa ogni tanto, vorrei dire, ma smettila di cercare di suonare veloce, cerca di fare una cosa più, cioè mi autocritico, no? E dico, vabbè, allora oggi questa roba qua non la voglio suonare, cerco di fare altro, cerco di fare una roba più a feeling, e comunque scopro che è molto più difficile, è molto più difficile. Ah sì, certo. Perché sai, un fraseggio ti dice ok, me lo studio, lo porto a velocità e prima o poi ci arrivi lì, l'altra è una cosa che... Lo devi sentire dentro. Devi mettere insieme tante cose, devi sì. Mettere insieme tante cose e comunque è più difficile, secondo me. È, una, certo. È un suonare in maniera più matura. Sì, certo, mettere il proprio carattere sulla tastiera e non lo spartito sulla tastiera sono due cose completamente diverse. Esatto, sì. Poi quindi, vabbè, ascoltare molto, cioè quando si... si suona anche con gli altri, molte volte sai, siamo impegnati a fare mille cose così, ma a volte si potrebbe fare anche poco e ascoltare quello che gli altri ci dicono, ci rispondono, magari tu, se tu lasci spazio nel tuo fraseggio, magari il pianista ti mette giù delle cose che inaspettate, no? Degli accordi, delle soluzioni anche ritmiche che tu non ottieni se continui a suonare, no? Quindi questa [S2] Chiaro. [S1] Cosa qua è assolutamente... indispensabile, ma penso che appunto sia in questo periodo storico una delle cose più difficili, perché adesso in questo momento c'è tanto il leader, no? Il leader, la personalità, e quindi questa cosa qua è da una parte bella, perché insomma escono appunto tutte queste persone molto brave, però dall'altra parte la musica a volte viene un po' dopo. Sofferenza. Sì, cioè, non sofferenza, perché comunque magari, però non ci si dà delle possibilità, secondo me. Chi abita qui in zona, qui vicino a Salottino, preferisco che vengano qua di persona, è più bello, e gli presto la chitarra o vengono con la loro e suono. Ecco, io sono uno praticamente da Sing Sing, cioè sono uno da mettere in gara, perché io rubo tutto quello che fanno. Ma è giusto, io sono lì, li guardo... Rubare è giusto, cioè è la cosa che ci fa crescere, nel senso che tu rubi un fraseggio, ma tanto poi non lo suonerai mai uguale. No. Perché comunque certo. Tu non sei
la persona che l'ha fatto, quindi magari lo rubi, anche io quando rubo i fraseggi, però poi li riadatto a me stessa, li riadatto alle mie possibilità soprattutto, perché magari studi un fraseggio super tecnico, cioè, ma io non riesco a farlo così, allora lo riadatti a quello che in quel momento riesci a fare, e queste sono tutte soluzioni che ti fanno comunque creare il tuo di linguaggio, adatto a quello che sei in quel momento, sempre in divenire, ovviamente, perché comunque si studia sempre, perché noi appassionati alla fine comunque non passa un giorno che non si prenda lo strumento in mano. Però ecco, il linguaggio, cioè, è proprio così, dall'imitazione si passa tramite l'imitazione e si apprende proprio tramite l'imitazione e la modifica di quello che hai appreso, e lì ti costruisci il tuo linguaggio. Certo, sì, poi la costanza è quella che poi ti ripaga, perché non c'è cosa migliore di suonare uno strumento, in generale, di suonarlo il più possibile, no? Trovare confidenza tra te e il tuo strumento, cioè diventare un tutt'uno, e quello viene appunto, io dico sempre, non saltare mai un giorno, perché anche solo 5 minuti, perché il tempo naturalmente sempre tiranno, però quei 5 minuti che imbracci la chitarra, fai solo un piccolo fraseggio, 2 accordi, ma servono, perché magari quei 5 minuti a volte trovi quegli accordi che non hai trovato in un'ora, no? Quel momento di insieme. Quindi, guarda, ti dirò una cosa su questa cosa che hai detto, su proprio il discorso dello studio. Tu quello che studi oggi non lo sai oggi, magari non lo sai neanche domani, nella musica lo sai tra una settimana, un mese, perché ti lavora, cioè tu, a me succede così, poi magari sono io strana, però magari io studio una cosa e quel giorno lì, sì, vabbè, boh, la studio, la suono e dico, vabbè, sì, boh, un po' schifo, vediamo domani come esce, la lascio lì. Poi dopo, magari il giorno dopo, dico, vabbè, boh. Poi magari non la suono per qualche giorno, me la suono dopo una settimana e mi esce finalmente come dovrebbe uscire. Ma non è perché la settimana dopo ero migliore, è perché intanto dentro quella cosa ha lavorato. Il nostro corpo ricorda ogni cosa, tutto quello che ci succede il nostro corpo ricorda. E la memoria, la musica è anche come anche la danza. Io faccio tante associazioni sulla danza perché a me piace molto la danza. La memoria muscolare aiuta tanto anche a lungo termine, nel senso che se io studio questa cosa qua oggi, domani, magari quella cosa lì mi verrà fuori dopo 2-3 settimane, perché intanto la memoria muscolare lavora. Il corpo ricorda tutto quello che io ho fatto, quello che ho sentito, e è tutto un lavoro in divenire. Quindi il fatto di farlo tutti i giorni ti permette di costruire dei tasselli. Certo. Questa cosa qua è molto importante, infatti io lo dico sempre anche agli allievi, non fate, cioè, la secchiata prima di venire da me che dovete dimostrarmi che avete studiato, no, non ha senso, cioè, per me, nel senso, ovviamente io sono contenta se voi suonate bene, però nel senso è per voi che dovete crescere, quindi piuttosto fate quel pochino tutti i giorni. Giusto. Per vedervi voi soddisfatti di quello che state facendo. Poi quello che io ho imparato negli anni, chiaramente, e ultimamente lo faccio sempre di più, è quando studio mi registro. Eh beh sì, quello è molto utile. Poi mi riascolto e dico... Beh, oggi ho fatto veramente schifo. Sì, guarda, la registrazione è terribile, la registrazione non ti lascia scampo, perché magari tu dici, hai suonato, dici, oh, che figata che ho fatto, poi vai a riascoltare e dici, boh, non era così. Ero io. Però io. Forse il microfono, forse l'ho messo male. Queste interferenze radio, che schifo. Sì, no, la registrazione è impietosa, infatti, cioè, uno dovrebbe proprio registrarsi tutti i giorni, un po' perché migliori tutto, migliori il time, migliori il suono, migliori tutto, ti rendi conto dei tuoi difetti, e sui tuoi difetti, una volta che te ne rendi conto, vabbè, ti prendi una bella badilata in faccia, però sai dove lavorare, cioè sì, sai... Infatti, io uso tantissimo la loop, cioè proprio per me è il mio pane. Ecco, la loop è un ausilio molto, cioè è molto utile. Io per esempio mi registro molto col computer, ma per una ragione di comodità,
e uso Ableton, certo. sono affezionata da Ableton, sono tanti anni che lo uso anche col mio socio, dove abbiamo fatto anche delle improvvisazioni live utilizzando Ableton, e quindi mi trovo bene con Ableton, uso quello, mi registro con un microfono, certo. a casa, ecco, non in maniera professionale, poi quando vado in studio invece, quando devo realizzare le cose, diciamo, dei dischi professionali, vado in studio. Certo, però, certo. ecco... Questo è una cosa che è importante. È molto è una delle cose più importanti. Esatto, sì. esatto. Bene, Michele, è stato veramente un piacere fare questa chiacchierata con te, conoscerti di più da quello che ti conoscevo, perché era un conoscerti solo vedendoti su Facebook. Qui abbiamo avuto modo di fare due chiacchiere molto belle. È stato un piacere averti al salottino, ti auguro un grandissimo in bocca al lupo per il tuo nuovo album e soprattutto per il contest, mi raccomando. E vi farò sapere su Facebook com'è andata. Esatto. L'appuntamento è il 23 novembre, vedremo cosa succede, non sappiamo neanche noi cosa ci aspetta, perché noi nel nostro essere un po' underground, un po' così, non abbiamo mai partecipato a queste cose. Ottimo. Quest'anno, quando abbiamo registrato questo singolo, ci siamo detti, ma senti, ma noi ci abbiamo molto creduto in questo brano, e allora abbiamo chiamato anche, insomma, diversi musicisti molto bravi per suonarlo con noi, e dopodiché abbiamo visto per caso questo concorso e ho detto, vabbè, senti, dai, facciamo quello che non facciamo mai. Proviamoci, no? Proviamoci. E l'abbiamo mandato, e il giorno stesso mi ha chiamato questa ragazza dicendo che aveva avuto un sacco di voti, non so, cioè mi hanno messo in finale, ho detto, ma siete sicuri? No, perché, ma no, guarda, è piaciuto molto, cioè, vabbè, contenti voi, allora ci vedremo. Contenti voi. A vostro rischio e pericolo, contenti voi, no, esatto, è bello il brano. Verremo, suoneremo. Il brano è stupendo, l'ho sentito anche stasera, l'ho risentito, è molto bello, molto armonioso, è tanta roba, cavoli, tanta roba. Beh, al basso c'è Larry Mancini, che devo dire notevole, ecco. Davide Chiovesana alla batteria, Luca Pasqua insomma alla chitarra solista e Bruno Marini sassofono. E poi c'è l'altra chitarra che è Massimo, e io a questo giro niente, mi hanno relegato alla voce. Però ho scritto assieme a Max il brano, quindi sono anche, diciamo, autrice in questo caso. No, il brano è pazzesco, molto molto bello veramente, no sicuramente, cioè, è fatto veramente bene, poi c'è un insieme favoloso, è fatto bene, a me piace. Sono contenta, insomma, che ne abbiamo tanti altri, Max, qua salvati nel mio computer, prima o poi, piano piano usciranno. Li abbiamo così scritti negli anni e ci siamo ripromessi adesso di registrarne. Volevamo provare con un singolo e vedere appunto come andava, visto che, insomma, non è andato così male, sarebbe bello con tutti i brani che abbiamo riuscire a fare appunto un disco. Tanto di materiale ne abbiamo tanto. Perfetto, sicuramente, ma cavoli. Bene, Michela, grazie ancora di essere venuta a salottino e buona continuazione di serata. Ciao. Grazie mille, ciao.